torniamo a parlare del fiume Oreto a Palermo perché nei giorni scorsi è stato presentato un progetto per chiederne la realizzazione di un parco. Le firme sono state presentate alla regione, un'iniziativa che ha coinvolto tanti bambini animati dalla Fiumara d'Arte. Ma torniamo con Alfredo Conti. Sono 100 lenzuoli per esprimere un sogno, un parco dell'Oreto, un fiume Oreto più pulito. Ci troviamo adesso all'Assemblea regionale siciliana dove sono state presentate 70.000 firme per chiedere l'istituzione del parco dell'Oreto ed è un'iniziativa di Antonio Presti e la Fondazione Fiumara d'Arte. Tu ti chiami come? Mi chiamo Gabriele Frugolino, sono un alunno della scuola elementare Leonardo da Vinci. Tu hai fatto uno di questi lenzuoli? Io qua ho fatto qualcosa, sì, il parco che io vorrei, il fiume Oreto è un bel fiume, ma noi non lo stiamo trattando come dove dobbiamo trattarlo. È diventata una discarica, cos'è? Sì, è diventato una discarica e purtroppo è quello che è, ma stiamo lottando per bonificarlo. Abbiamo realizzato questo disegno per far sì che il fiume Oreto diventi migliore, diciamo, per far sì che i nostri figli vivano in un ambiente appunto migliore, che possano divertirsi magari in riva a questo fiume. Ciò che ho visto non mi è piaciuto affatto, infatti vogliamo che adesso proprio cambi e diventi più pulito, migliore. Sono 130 le scuole che partecipano a questo progetto, da 6 anni appunto stanno lavorando a questo progetto che diciamo, è stato organizzato, ovviamente voluto da Antonio Presti, Fiumara d'Arte. Sì, 6 anni di grande lavoro all'interno del mondo della scuola, una sensibilizzazione per creare quella coscienza di bellezza rispetto a un luogo della città di Palermo come il fiume Oreto dove questa bellezza è stata negata. Io penso che in questo momento della società contemporanea è il tempo di restituire bellezza e la presenza di tanti bambini e la raccolta di 70.000 firme hanno un valore politico, etico e sociale. Un valore politico perché i ragazzi sono la coscienza, sono il futuro della città e se 70.000 ragazzi di tutte le scuole hanno firmato, è la città di Palermo che vuole per il suo futuro la bellezza per il fiume. Enzo Di Girolamo, sindaco di Altofonte, una bella iniziativa quella degli studenti. Senza dubbio, un'iniziativa straordinaria, con l'obiettivo che perseguiamo ormai da anni di restituire alla comunità il fiume Oreto. Ora le istituzioni devono fare la loro parte. I comuni di Altofonte, di Palermo e di Monreale sono interessati a restituire questo che è un patrimonio delle nostre comunità e restituirlo quanto prima. Si chiude qui questo appuntamento con Buongiorno Regione per stamani. Vi ricordo domattina alle 7 Buongiorno Italia, subito dopo alle 7:30 Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.
Ed è la prima applicazione di un impianto solare termodinamico in italiano. È un impianto che da un punto di vista tecnologico è all'avanguardia, cioè nel resto del mondo nessun impianto raggiungerà le prestazioni che questo impianto consente. Attraverso 432 specchi della lunghezza di 12 metri ciascuno verranno catturati i raggi solari concentrandoli in un tubo ricevitore brevettato dall'Enea, percorso da un fluido a base di sali che ha la proprietà di accumulare calore. È in grado di erogare 23 megawatt termici. Tutta questa energia che viene accumulata dal campo solare poi viene immagazzinata, ecco, questa è una delle novità dell'impianto solare, viene immagazzinata in dei serbatoi che contengono questi sali caldi, parliamo di sali che raggiungeranno i 540 gradi e potranno essere prelevati durante la notte per produrre vapore anche quando non c'è sole. Quindi questo impianto permetterà di poter modulare l'erogazione di energia anche nei periodi in cui la notte, per esempio, non c'è sole o periodi in cui c'è uno scarsa illuminazione e quindi gli altri impianti non sarebbero in grado di farlo. L'impianto darà una mano all'ambiente. Verrà risparmiato l'equivalente di 2.000 tonnellate di petrolio, 6.300 tonnellate in meno di anidride carbonica in atmosfera. Per realizzare il progetto intitolato al genio siracusano sono stati investiti 50 milioni di euro e impiegati 100 lavoratori per 2 anni. Entro l'estate l'impianto entrerà in esercizio regolare. È il momento dell'agenda, gli appuntamenti in Sicilia, vediamoli insieme. Nell'auditorium del Liceo Scientifico di Castelvetrano, apertura della 6ª edizione di Efebo Corto, il cinema fatto dai giovani. Alle biblioteche riunite, presentazione del volume Il patrimonio artistico di Catania, di Federico De Roberto. Sul lungomare di San Vito Lo Capo, secondo festival internazionale degli aquiloni, emozioni a naso in su. Nell'auditorium della RAI, presentazione del libro Un uomo d'onore, di Enrico Bellavia. Al Museo Diocesano di Catania, presentazione del libro di Giuseppe Claudio Infranca, L'Arca dell'Alleanza. A Cefalù fino a domenica, omaggio a Mara Eli. Oggi, alle 21.30, alla Galleria, concerto lirico di Giorgio Missei. Rapidissimo collegamento con la redazione. Loredana Caciccia, c'è un'ultima ora. Sì, c'è un'ultima ora. C'è stato un incidente sul lavoro a Ficarazzi. Un imprenditore, Angelo Ingrassia, 53 anni, mentre manovrava una gru, è rimasto gravemente ferito, trasportato all'ospedale civico di Palermo, dove è stato ricoverato con riserva sulla vita. È tutto, te Tiziana. Grazie alla redazione. Si chiude qui questo appuntamento con Buongiorno Regione per stamani. Vi ricordo domattina alle 7 Buongiorno Italia, subito dopo alle 7.30 Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Col passaggio al digitale terrestre, la RAI è cresciuta. I canali diventano 13. Più scelta. Più contenuti. Più emozioni. La tradizione si rinnova e diventa un nuovo simbolo. Nasce il nuovo logo RAI. Nasce la RAI di domani.